devo far così, devo far cosà. Loro, oh, una caduta. Attenzione. Ulala, che botto. Brutta caduta, sì. Se ti tappo il naso, tu che fai? Muori. Non respiri. Per me, la moto è questo. È vita. Guardate dove siamo, a Valle Lunga! Oggi guidiamo delle moto fantastiche, ragazzi! No, come no? Oggi non guidiamo, oggi guardiamo ed impariamo! Piloti con le palle quadrate così, di ferro, anzi, de ferro! Siamo a Valle Lunga, girano in 1,44, ragazzi, un tuono nell'aria! Andiamo! Andiamo nei box a salutarli e a conoscerli un po'. Motociclisti veri questi. Ha detto tra i cimini e tra cannoni. Guarda, vi posso fare una promessa. Di solito faccio sempre una gran partenza. Giocano la posizione in campionato, uno contro l'altro, in griglia, uno vicino all'altro, e questo è il clima. Bollente. Piloti ufficiali anche, ragazzi, il campionato ormai da qualche anno assolutamente di spessore. Che bomba, Mauri! È partito, giro lanciato, quindi partenza lanciata. Tenersi anche allenati con questi ragazzi non è per niente facile. Ma camminano! Che grandi! Eccoli che arrivano fra qualche secondo. Vediamo come chiudono il giro dall'altra parte, c'ho i brividi, sei emozionato. Ho messo la folle, ho fatto così. C'è un problema con Alex. Sì, purtroppo Alex ha un problema alla moto. Acqua? Cacchio, siamo già live, interventi, il team punto motocorse, Luca scassa subito a mettere mano sulla moto. No, ma poi pensa, è andata bene tutto il weekend, oggi in gara mi si è staccato un tubo del radiatore. Troia,
sì, vuoi vincere il campionato ma la devi sudare. Ci ho provato fino all'ultimo, ma quel BMW ha un motorone rispetto alla nostra. Madonna, hai visto Maurizio? Grande Castelli, come piega, prende distacco in scioltezza. Emiliano amministra sempre Milano Maragoli, seguito a ruota. Umberto Rodriguez è sempre lì, distacco è quello. Oh! Eroe! Alex è rientrato, ma mi fa impazzire. All'ultimo giorno. No, la sorella l'ho passata! Ma cazzo non l'ho tenuta, mi ha incrociato! E vittoria per Maurizio Castelli! Gara finita, ha vinto Maurizio Castelli, 1.45 visto il best. Maragoli è campione ragazzi, campione 2021 dell'Octo Cup DD, Emiliano Maragoli. Everything feels so abstract, yeah, it's complicated. What you say, the way you act, but it makes me so confused. I don't know. Aspetta la seconda, la moto ha fatto così, guarda. Iii, al tornantino. È arrivato in mezzo alle S, c'era una chiave di bagnato. Ho fatto un volo, ho fatto un volo. Ma quello lì lo conoscete, l'avete mai visto? Ma ha corso contro certi personaggi tipo Valentino Rossi, Stoner, ci sono certe foto sue in MotoGP. Scusa, Luca Scassa. Scusa se è poco. Mazza che giornata! Oh, guarda. È stata una giornata a singhiozzi come il resto dell'anno per me. Questa moto ultimamente ti ha rotto un po' le scatole. Sì, mentre ero giù in carriera, a un certo punto la doccia. E tu ho visto che il gas gliel'hai dato, eh? Sì, ci provo, dai. Ci abbiamo provato perché ci giocavamo il campionato all'ultima. Purtroppo ho perso, potevo arrivare con 2.5 punti di vantaggio, ma al Mugello ho fatto un errorino il sabato in qualifica. Campione 2021, come ho detto prima, 1+1. Ne vincere è difficile, ripetersi però è ancora più difficile. E più calcolando tutte le cose che devi organizzare, è bello, anche perché comunque non sono più giovanissimo, sono il più anziano del gruppo. Ho avuto molta fortuna, ho recuperato la fortuna che mi è stata tolta alle mani quando nella gara dell'Europeo ero secondo, a 5 curve dalla fine ho spaccato il motore. Alle mani, capito? Sono finito. Infatti prima della partenza l'ho visto. Non ti ho rotto le scatole. Guarda, per riuscire a organizzare e fare il pilota è veramente complicato, ma perché ti senti anche la responsabilità di questi ragazzi. Certo. Perché te hai lanciato l'idea e se loro sono qua a divertirsi e fare quello che più gli piace è figo, ma allo stesso tempo mi lascia un po' di pensiero, certo, se succedesse qualcosa. Perciò certo, arrivo, diciamo, l'ultima gara, mi rilascio dall'adrenalina. Bello, tanto bel lavoro. Poi l'amicizia che vi lega, l'atmosfera che c'è con voi. Io ho girato in pista con alcuni di voi, vivo questo ambiente in maniera normalissima con voi, bellissimo. C'è tanto rispetto. Questo è bello perché fondamentalmente bisogna ricordarsi che la sicurezza viene prima di tutto. Non siamo a giocarsi comunque la MotoGP e per tutti noi è già un successo essere qua e divertirsi. Mauri, ecco, l'avevo lasciato a Viterbo, ancora tutto acciaccato da quel volo a Misano. Tutto insanguinato, un po' splatter, che mi ha lasciato quella moto che non si poteva toccare. Sei tornata a cannone, esatto. Torni in campionato. Esatto, esatto. Così. Tanta roba. Forse ho trovato la mia moto, perché poi ognuno ha certo, al suo mezzo. Dove, senti a dove casa si con trova. Esatto. Pista sì, di casa, sì. Tu qui vai forte, esatto. Vai discretamente forte, casa direi. Mia. Porca miseria. A un certo punto, infatti, correvo lungo la pista per guardare la gara, eri straprimo, ho detto, Maurizio, dove andate? Eri in mezzo al gruppo, ho detto, no, ma tutto bene, eh? Sì, tutto bene, li stai mangiando tu. Abbiamo un intruso. È venuto a rompere i coglioni. No, vieni. Gargiulo, hai finito di dire stronzate. Però mo è ora di cena e noi siamo un po' rotti le palle. La gara l'ha vinta lui. Rispetto in assoluto tutto per tutto. Dillo tu. Iscrivetevi a questo canale. Iscrivetevi a questo canale. Che cazzo. Che vogliamo fare? No, mangiamo. Una frase in napoletano. Un'altra volta. Best lap a Vallelunga, quanto hai fatto? 43. Non fa rima con 23 perché avrei detto bucio di culo. Allora, signori, lo vogliamo smettere? 43, anche Maurizio, ci gassi in ben camote e fiamme blu. E fiamme blu, ragazzi. Oh, ci vediamo alla prossima, ciao!